E bentornati incredibili nel primo episodio di Dark Deception capitolo 3. Un giorno vedrete, io mi dimenticherò di fare questa cosa ogni volta che inizio a registrare Dark Deception, e voi vedrete un video zoomato. Sul canale è uscito il primo episodio del capitolo 2 di Dark Deception e ho visto che vi è piaciuto molto la mia interazione con Agatha, quella adorabile ragazzina che assolutamente non mi ha fatto crepare tipo 20 volte, però va bene, andiamo avanti. E io immagino la vostra reazione quando scoprirò nel secondo episodio del capitolo 2 l'esistenza dei checkpoint, che cambierà completamente la mia esperienza in questo gioco incredibile. Almeno fin quando non dovremo recuperare tutti i segreti e gli extra, perché lì allora me la prendo nel secchio. Allora, sinceramente, guardando questa immagine qua, io ripeto quello che ho detto nello scorso episodio. Sembra una paperella zombie. Io non so se questa cosa possa essere possibile, ma sembra veramente inquietante. Per carità, le scimmie erano brutte. Agatha, non ne parliamo. Quei Watcher erano strani. Questo sembra veramente terrificante. Allora, ragioniamo. A livello di trama, più o meno siamo rimasti con le cose dell'altra volta, perché lui è Sus, lei è Sus. Non si capisce il rapporto che c'è fra loro due, non si capisce perché lei mi vuole aiutare, non si capisce la lore di questi mostri, cazzo, non si capisce un cazzo. Però probabilmente andando avanti con gli extra, sono sicuro che, sai no, scopriremo cose interessanti. Allora, qui posso potenziarmi? Abbiamo il teletrasporto al 5 e la velocità al massimo, non possiamo fare altro, va bene. Quindi sì, ipotizzo che andando avanti scopriremo tante cose, probabilmente molte cose sono spiegate nei segreti, oppure nel rifare i livelli, che per adesso non l'ho ancora fatto. Per adesso mi sta piacendo, ragazzi, a parte questo gameplay sus, che secondo me diventerà veramente divertente al massimo quando avremo tante abilità, non solo due, e quindi potremo creare delle build simpatiche. Però con più poteri sicuramente diventerà tutto più divertente, ragazzi. È il momento di entrare in questo incubo brutto, ragazzi. Useremo ovviamente il potere del checkpoint, perché almeno nella blind run base voglio assolutamente usare questo potere, il gioco me lo permette, quindi ok. 3, 2, 1, si va. Malak's blocked the entrance. Now that's just pathetic, don't you think? Esatto. Never fear, love. There's a solution. You'll just need to rearrange. Riordinare un po' il tuo cervello. Go to the ring altar. Vedi, ogni capitolo ti sblocca un'abilità. Non c'è niente da fa. Now hold still. You might also want to close your eyes. It keeps them from popping out. I sottotitoli non c'erano. Io però ho capito una cosa molto brutta. Cioè, questi affari mi sporano davanti se io le vedo? Ok, non promette nulla di buono. E mi ha sbloccato la telepatia. Allora, abbiamo sbloccato questo affare qui. E che fa questo affare qui? Allora, la chiamata telepatia. E ci mette un botto a ricaricarsi. Quindi questa è la feature delle paperelle, la telepatia. Ok, ragazzi. Quindi mi stai facendo capire che ci sono delle illusioni che io posso capire se sono vere o false tramite la telepatia, ragazzi. Mettiamoci sta telepatia. Ai ai ai, ragazzi. Non so quanto prometta bene, è una feature un po' particolare. Vediamo un po'. Non ho capito bene perché i sottotitoli non c'erano in quel momento, quindi non si capisce se ci sono delle abilità, se questi affari sono delle illusioni, quindi con quelle capisco se mi attaccano o no. Molto su Stranger Sewer. Ah, Sewer è fogna. Ah, ok, scusatemi. Quindi fogna sconosciuta. 310, ragazzi, sono tantissime 310. E qui mi segna che c'è una parete, quindi qui devo usare l'abilità? Ok, ragazzi, non so. Mi ha dato un achievement chiamato Found Agatha Hiding Place. Ragazzi, ma che cavolo ho scoperto? Agatha? Cioè, questo è il nascondiglio di Agatha? Hai trovato una stanza misteriosa. Insufferable just like... Insofferente proprio come lei. Remember your ugly duckling. Remember il tuo disgustoso... Forse blaterare? Defective just like her. Le pillole non la stanno aiutando molto. Il suo comportamento continua a diventare più estremo ed irrazionale. È un incubo interminabile. Io posso sperare per il meglio, ma so che lei probabilmente non sarà mai normale. Sarà un casino mentale proprio come sua madre. Sembra che il mio mondo si stia facendo oscuro. Wow, ragazzi, ma che ho scoperto, scusatemi. Un uomo solo può prendere così tanto. Non mi importa davvero di cosa pensano le persone di me. Quei due non sanno come essere felici e stanno risucchiando la gioia della mia vita. Qualsiasi cosa che sua madre e Dio abbiamo avuto
è la morte, devo liberarmi finché posso. Ho un sacco di soldi e un buon lavoro, posso ricominciare, posso farlo bene questa volta. Ma quindi siamo noi, sono note nostre, sono note che ha lasciato qualcuno? Oppure sono note di Malak? Agatha l'ha chiamato padre, io non so se questa cosa può essere, oppure paparino. Possibile che Agatha è la figlia nostra? E noi la vediamo in questo modo perché è morta? Forse? Ho ancora bisogno di fare qualcosa su di loro, però. Non lascerò che lei mi prenda a metà. Lei userà quel bambino difettoso per non farmi avere abbastanza soldi per sempre. Voglio essere libero da loro e voglio dimenticare la loro esistenza il più presto possibile. Ragazzi, sono tutti così. I segreti di Dark Deception sono la cosa più bella del gioco, eh. Per fortuna lei non è molto brillante. Ci deve essere un modo. Qui c'è una paperella sus. La paziente Tammy Hauser è una femmina caucasica di 12 anni. Il capitolo di Agatha si collega alle paperelle. Vivente con i genitori, con una storia di salute mentale che risale al 1988. La paziente è stata ammessa dal padre. Il padre dice che la figlia è soggetta a sbalzi di umore causali e gravi attacchi di panico. Egli afferma anche che agisce impulsivamente mostrando comportamenti rischiosi e pericolosi al fine di ottenere la sua attenzione. Lui ha paura che lei continuerà a farsi del male o eventualmente agli altri. C'è una storia di malattia mentale anche nella parte della madre. Ecco perché mio ragazzo mi ha detto che la lore è molto bella di gioco. L'autostima del paziente appare bassa, disturbi del sonno, non sembra mangiare bene, perdita di peso corporeo, non segnala cambiamenti di energia, nessun cambiamento segnalato nella concentrazione o memoria. La paziente esibisce segni di depressione e ansia quando le viene chiesto di suo padre, lo vedi, non ha un buon rapporto. Lei è convinta che lui la sta ignorando ed è ossessionato con la sua carriera legale, ok, è un avvocato. Lei crede che lui desideri che lei non esista. La paziente porta segni di autolesionismo passato, con cicatrici sul braccio sinistro, ok, ecco perché aveva le braccia così. Mandare raccomandazione che lei sta potenzialmente soffrendo di disturbo bipolare precoce. Consulenza di ulteriori test ed osservazioni. I farmaci saranno prescritti per depressione e ansia. Comincerò con l'oxcarbazepine. Dottoressa Angela Simmons. Allora, aspetta, giocatore in che senso, scusami? Cioè, siamo noi? È una nota nostra o sempre note di altri? Questi mi sembrano più documenti veri. Cioè, io sono convinto che questi incubi siano frammenti della vita del protagonista che però per qualche motivo vengono convertiti in questo modo. Perché lui è tipo in un limbo, con tutti i demoni, però non so ancora, mi mancano dei pezzi ancora. Tammy, vorrei averti ascoltato di più, ma tu non eri niente di per me, ho visto solo i tuoi difetti. Se riesci a sentirmi, credimi, questa volta io cambierò il tuo destino. Questo sembra proprio che siamo noi, perché noi all'inizio infatti volevamo cambiare il nostro destino, quindi noi forse siamo il padre. Allora, è sicuramente uno dei momenti più belli di tutto Dark Deception, per quanto mi riguarda, questa a mani basse. E il fatto che questa stanza si chiami il nascondiglio di Agatha non promette bene, ragazzi. Torneremo a leggerli in futuro, ragazzi, però... Allora, questi fogli qui parlano più del padre, che non ha un buon rapporto, eccetera. Questo parla più di Agatha. E poi con la frase sus del giocatore. Qui c'è una paperella e questi dialoghi sus. Wow, veramente forse il momento più bello di tutto Dark Deception per adesso, lo ripeto. Ok, ragazzi, sono intrigatissimo. Sono veramente preso, ragazzi. E questo era un segreto facile, perché io ho visto semplicemente che c'era una stanza. Io non so se l'abilità però che mi ha sbloccato Bills è servita oppure bastava cliccare. Comunque sono 310, ragazzi. Io non dico niente, ma sono molto di più dell'altra volta, eh. You've heard the urban legends, I'm sure. All kinds of things get flushed down here. Alligatori, pesci, grossi, paperelle. Duckies. Strano. Ok, mi inseguiranno queste paperelle mortali? Ah, sono rallentato pure. Ragazzi, mi sono cagato sotto. Cioè, adesso devo stare pure attento a ste robe. Cioè, robe random che mi prendono dai muri? Siamo arrivati a questo? Ok, ed è gigantesco. Mi stai facendo capire che ci sono paperelle vere e paperelle finte? No, ragazzi, questo è pieno di jumpscare sto livello, io lo so, eh. Sì, lo so, ce l'ho dietro. Ah. What? Ah, mi posso... Ragazzi, come al solito punterò al fatto dei checkpoint, perché altrimenti... Qui, ragazzi, è dura, eh? Ah, l'abilità mi fa vedere le paperelle buone e cattive! Capirai, ragazzi. Ok, ragazzi, sarà... un'esperienza mistica questo livello, già lo ve lo dico, eh? Perché sono rallentato, ragazzi, vedete? E io come faccio qua? Ma è un problema, ragazzi, perché queste porte ci mettono 25 minuti a aprirsi, quindi... Io vado tranquillo, ragazzi, se ci sono i checkpoint, possiamo pure morire 20 volte, a me non mi importa. Ce la facciamo come abbiamo fatto l'altra volta, non è quello. 241, poi vedete come cammina lento? Ok, lì ce ne sta una vera. Ok, scappiamo velocissimi. Ah, pure le punte, beh, mi pare giusto, perché... Vabbè, ragazzi, le puntine magari avrei evitato, eh. Qui apriamo.
l'ascensore c'è! Ah, un altro segreto ho trovato! Ragazzi, ma che è oggi? A parte che c'è una papera che la sento, che mi sta girando attorno. Non ho mai trovato tutti i segreti come questo livello? E che è successo, ragazzi? Guarda come mi aspetta! Ragazzi! Ok. Allora lì ce n'è proprio una. Vabbè, peccato. Vabbè. Allora ragazzi, io farei last checkpoint nella speranza che il gioco sia clemente con noi e funzioni questo trucco. Perfetto, siamo salvi. Ok, bello. Andiamo. Ne ho missata una da grande, eh. Mannaggia. You've gathered half the shop. Oh, ok. Try to live long enough to get the rest. Ma dobbiamo andare nella parte 2. Ok. Allora, secondo voi ragazzi, intanto che cerco di capire dov'è la parte 2, se la parte 1 è già così delirante, come cosa ci sarà nella parte 2? 2. I'm sure that rumbling is nothing to be concerned with. Qua, qua. Veramente, lo chiamo così misura, potrei chiamarlo qua. Si stanno nascondendo nelle ombre. Lo so ragazzi miei, io le vedo. L'ho sentita. Più che altro è che la cosa più difficile di questo livello per adesso sono le porte. Ok. La sento. C'è una paperella sus. Scappiamo giù. Un altro segreto. Questo qui me lo sono immaginato perché se c'era prima nell'ascensore di prima c'era anche adesso. Adesso siamo morti, vero ragazzi? Che dite? Questo non me l'aspettavo. La paperella che cadeva giù non me l'aspettavo. E vabbè, siamo morti, mi sa. Forse no. No, non siamo morti. Sì, era prevedibile. Vabbè. Che poi queste orribili paperelle hanno le gambe umane, sono terrificanti. Ah, ecco che sbaglio io secondo me. Che quando ne vedo una davanti alla porta devo andare da un'altra parte. Non vado in quella porta, perché come vedete se io rimango ad aprire le porte ci muoio malissimo, quindi... Sussa. Non immaginavo. Ok, via. No. Vai. Ah, che figo, c'è una paperella più piccola dentro le paperelle. Beh, originale, design veramente accattivante, devo dire. 94. Attenzione. Ok. Per adesso niente, in questa stanzona gigante. Mi aspettavo i trappoloni sus, invece no. Ok, appena il tempo ragazzi, eh. Mi fanno ridere come corrono, sono troppo forti. Sono spietatissime. Comunque il fatto che ogni livello, ogni capitolo abbia le sue caratteristiche è una cosa molto molto figa, eh. Siamo arrivati a 31 ragazzi. Quella mi sta lanciando la linguetta sus, quella, io l'ho vista, eh. Ce ne sono un sacco là dentro. No, le scatole. No, papera. Dai, 13. 11.
Dai, 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 dai! No, che peccato, me ne va rimane uno in quella stanza. Oh, questa comunque sono andato benissimo, eh. Cioè, adesso ho perso una vita incredibile, però ne ho prese un botto, eh. Sono stato bravo, eh. Allora, a meno che diventa difficile alla fine, forse è uno dei più facili di livelli. Non lo so, la butto così, Me ne manca una, Ragazzi, sono morto più volte per le spine che per le papere. Dove diamo? Ah, eccola. Vorresti farti... L'ho preso tutte? Vai al pezzo dell'anello, va bene. E te pareva? Vabbè. Eccoci qua. Vabbè, che fortuna, siamo tornati qua. Ok, GG per noi, preso. No, è abbastanza lontano mortale. Ma hai visto come da vicino? Prima volta, sei tu il primo. Ti dovrei dare una tua tenacia. Ma è fighissimo il design suo, ci sta, dai. Oh no, ragazzi, anche lui ha un animalettone da. Ragazzi, io spero non sia una papera gigante, io la butto così, Ok, grazie, Malak. Mi faremo i conti con te molto presto, va bene. Ha tre dita lui, fighissimo, mi piace. Amici, che dobbiamo fare per sopravvivere in questo posto incredibile? Ah, amici miei. E io come cosa dovrei fare, amici? Io non ho capito. Cioè, devo girare la manopola? Usa le colonne per rallentarlo, cosa? Ah, ok, ora l'ho rotto. Ah, carino come idea. Però, amici. Ok. L'idea è fighissima, No, vabbè, l'idea della boss fight è fantastica, No, dai, l'idea era buona, L'idea era buona. Però è difficile, questa è difficile, ammetto. Ok. Ok, fatto? Ragazzi, sarà difficile perché qua sono tutte chiuse. Ok, forse ce la facciamo? Wow, ragazzi, è stato incredibile. Che paura! Mamma mia, pure il jumpscare finale. Wow. A inizio puntata ci ha preso lei da quel buco. Pensa a morire in quel punto alla fine se non hai i riflessi giusti. Forse è stato uno dei livelli che mi ha divertito di più questo. Difficile però, la boss fight della papera è carino. Bellissimo, forse è il mio livello preferito di tutto Dark Deception questo. No, basta, Oh, buono, Malak. Mi irrita molto che tu sia ancora qui, mortale. Mortal. Ora lei ha un altro pezzo di quell'anello infernale. Ogni pezzo che Birz prende la fa diventare più potente. Ma secondo me, ragazzi, Birz ce lo mette dove non batte il sole. Non l'hai capito, sacco di carne. Cosa pensa che succederà quando lei non avrà più bisogno di te? È che mi ammazza. Per forza. Ha ragione. No, secondo, ragazzi, io ve lo dico, Birz secondo me alla fine vedrai, Birz, perché non gli dici qual è stato il destino dell'ultima persona? Ah, quella del pad. Oh, si è girata di spalle la cucciola. Oh. Allora, io vorrei potenziarmi questa al massimo. Così abbiamo questo maxato e ci portiamo su. No, aspettiamo, teniamoci lì due punti.
punti, perché non so se mi sblocca altre abilità sus. Ok ragazzi, che c'è dopo le papere? Allora, sembra un clown. Benissimo, pure i clown. Beh, giustamente, che fai, te ne privi dei clown sus? È il livello mio preferito per adesso. Perché le scimmiette e l'hotel, ok, Agatha, mamma mia, i tizi, mamma mia, mai nella vita. Questo è molto divertente le paparelle. Probabilmente lo odierò andando avanti. Le paparelle è carino perché le puoi schivare, non si attivano tutte. La boss fight è molto carina, molto molto carina. Più divertente è questa che la boss fight di quello grosso che ti tira l'ascio di Agatha, che devi correre. Ragazzi, quindi, per concludere, che cosa secondo voi? Ci vediamo nel prossimo episodio dove affronteremo dei clown simpatici in questo pazzesco e incredibile mondo di Dark Deception capitolo 3. Pazzesco e assurdo. Alla prossima!